Giovedì 20 aprile si è svolto a Torino un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Titolo della giornata è il futuro dell'edilizia, progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. Oltre 250 architetti hanno partecipato alla giornata di formazione. Tante le aziende presenti che hanno potuto presentare le novità presenti oggi sul mercato. Sopremà è un gruppo storico che si è specializzato in quelle che sono le tecniche e i sistemi impermeabili. A differenza di molte altre multinazionali che hanno generalizzato i prodotti che offrono, Sopremà invece da sempre si è contraddistinta nel mondo dell'impermeabilizzazione, perché non si è limitata semplicemente a produrre un materiale, ma produce una molteplicità di materiali e si esprime in una molteplicità di sistemi impermeabili che abbracciano tutto quello che è il mondo dell'impermeabilizzazione continua, che sono manti sintetici, manti bituminosi, ai quali però soggiacciono quelli che sono i materiali termici, e quindi ha accompagnato negli anni l'acquisizione di importantissime aziende che producono materiali isolanti per poter completare la proposta impermeabile, facendo diventare il sistema impermeabile non una singola acquisizione di strati, ma un sistema che deve interagire fino ad operare per quella che è la concezione di un progetto, cioè la durabilità di un sistema tecnologico che si chiama impermeabilizzazione. La difficoltà più grande di qualsiasi gruppo è quella di approcciare al mondo dei professionisti. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di riavvicinarsi, perché se il web tende a globalizzare una serie di informazioni, non sempre si riesce ad arrivare dal professionista con queste informazioni che poi devono diventare un sistema impermeabile. Come si diceva prima, possono rimanere informazioni singole che poi il professionista deve decodificare e creare un sistema, oppure possono nel mondo Sopremà interagire con noi stessi per diventare partner della loro progettazione e per non incedere a quelle che sono delle problematiche importantissime. Lo si può leggere in qualsiasi ambito dal punto di vista delle cause civili, perché tutto quello che è un problema legato al mondo delle cause in ambito appunto civile è legato al mondo dell'impermeabilizzazione. Il 90% delle cause civili si sviluppa per problemi o di insalubrità degli ambienti e quindi di condensi interstiziali, oppure di stilicidi interni e quindi problemi di infiltrazione che vanno a inficiare tutto l'involucro. Quindi a maggior ragione noi dobbiamo avvicinarci al mondo dei professionisti, che appunto il web forse ci ha fatto un po' staccare la spina, perché c'è una globalizzazione dell'informazione, per tornare a creare dei sistemi che siano veramente durevoli in quella che è la capacità di mantenimento dell'involucro.